Comincia un nuovo programma, una nuova avventura televisiva limitata nelle puntate, ma con un percorso definito, migrazioni. Cosa abbiamo voluto fare? Immaginare un percorso ideale, la scelta di trovare nuove strade, il coraggio di osare e con ospiti e anche amici, perché sono anche amici che verranno a trovarci in 8 puntate, cercheremo attraverso le loro esperienze di raccontare questi percorsi di vita. Ci sono i migranti che cercano la nuova vita e fuggono dall'orrore, ma ci sono i migranti dell'anima che in questo momento, in questa situazione dove molte sono le crisi di identità, cercano nuove idee, nuovi stimoli e nuove forze, ovviamente anche nuova linfa. Prima puntata di Migrazioni e sono abbastanza emozionato per cominciare, ma è giusto che sia così. E lo faccio con grande piacere perché prima puntata con una collega che tutti conoscete, ospite davvero gradita, ma soprattutto amica, Paola Suragi, giornalista e direttrice di In Mezzecla, che parla proprio di migrazioni. Benvenuta Paola. Grazie Enzo, in bocca al lupo per questa nuova avventura, sono molto onorata di essere qui, grazie veramente. L'onore è tutto mio e tutto nostro e ovviamente un ringraziamento a RTC Tele Calabria che ha creduto in questo progetto. Paola, In Mezzecla, immigrazioni. Noi da giornalisti affrontiamo ormai giornalmente questo tema perché la fuga dall'orrore è costante, Sì. ma tu hai avuto un'idea, secondo me, davvero interessante, oserei dire geniale, perché con un portale racconti i fatti che caratterizzano il fenomeno, sul quale poi c'è la terribile strumentalizzazione politica, ma voi lo raccontate Sì. con un senso preciso, la logica esclusiva dei fatti. Sì, assolutamente. Noi siamo partiti dall'idea di voler raccontare quelle che sono appunto le migrazioni. Noi, il nostro sottotitolo è Storia dei naviganti del Mediterraneo, proprio per cercare di parlare di migrazioni in senso ampio, non solo il fenomeno migratorio, non solo gli sbarchi, non solo i numeri di questo appunto grande esodo che si sta verificando, ma soprattutto le storie delle persone. Siamo nati già ormai da più di un anno e siamo appunto su internet www.inmezzecla.it. L'idea è proprio quella appunto di raccontare anche le storie positive. Anche quando abbiamo dovuto scegliere il nome, abbiamo cercato di dare un'identità ben precisa. Precisa. Certo. E infatti il nome può sembrare strano, però cerchiamo di spiegarlo e ragionarci. Allora, IM sta per immigrazione, ovviamente, ma sta anche come identità del Mediterraneo e sta anche come, oserei dire, I am. Partendo appunto dal io sono, cioè Dall'io dalla sono. persona, perché non si può parlare dei fatti a prescindere dalle persone. Bisogna partire dalla centralità della persona, perché è sempre da là che poi scaturisce tutto. E mezcla in spagnolo vuol dire mescolanza, e noi crediamo in un Mediterraneo che unisce, non un Mediterraneo di guerra, di divisione e di ostilità. E quindi l'idea è proprio questa, di l'intreccio delle culture, l'intreccio dei popoli, l'intreccio delle esperienze, possono far nascere un nuovo Mediterraneo, dove anche appunto proprio la visione economica poi cambia, cioè non Certo. siamo più come dire, schiavi e succubi dell'Europa del Del nord, nord diciamo, come Europa vediamo o diciamo in di questi un'Europa a trazione tedesca, come si dice in questi giorni? ecco, ma un'Europa che abbia più uno sguardo a quanto accade al Mediterraneo, un'Europa che sappia anche appunto dialogare con le sponda dell'Africa, del Mediterraneo, perché comunque noi siamo molto vicini, la nostra cultura proprio del Mediterraneo, la costa diciamo del sud Italia, ma così come la Spagna, diciamo, abbiamo molte inseminazioni e Certo. contaminazioni Non dell'Africa. a caso, anni fa, poi non capisco perché sia stata messa un po' da parte, probabilmente perché le esigenze geopolitiche sono cambiate e anche altri interessi più economici. La cultura euromediterranea aveva trovato un momento di forte, di occasione per essere rappresentata. Oggi se ne parla, però la possibilità di dare forza a questa cultura è scemata un po', probabilmente sono scelte ragionate dei governi europei, ma forse anche del Nord Africa, anche dopo Situazione. l'assetto attuale a Sì. seguito della primavera, sulla quale ci sarebbe da dire molto, penso io. Però
il senso di euro-mediterraneità resta, secondo me. Assolutamente, no? Sì, è da là che bisogna appunto partire, e comunque c'è tutto un movimento appunto di giovani che ci credono. Dobbiamo tanto considerare che i nostri popoli stanno sempre più andando a invecchiare, c'è una spinta invece di giovani che arrivano dall'Africa, che hanno voglia di fare, voglia di sperimentare nuove esperienze, di creare nuove strade, e quindi non si può assolutamente mettere barriere. Quello che vediamo adesso ultimamente è solo la punta di un iceberg, cioè nel senso il grande esodo, fa paura, si dice invasi, poi alla fine sappiamo benissimo che non è così, perché noi siamo solamente terra di transito, approdano e poi sì, appunto l'idea è quella sono, di, le andare, mete sono altre, assolutamente, certamente. Di andare in Nord Europa. Certo, ovviamente va regolamentalizzata tutto quello che si vuole, però non si può mettere un muro, non è quella, diciamo, l'Europa o comunque il mondo che vogliamo. Che vogliamo assolutamente. Noi abbiamo... No, la parola a questo punto, ho colto appieno il tuo ragionamento e il senso del tuo ragionamento. Ti faccio una piccola provocazione intellettuale. La parola respingimento, cosa ti suscita? No, e là volevo arrivare. È di un'atrocità incredibile. Non si può capire finché resta appunto una parola, finché restano numeri, rispettano... sono stati respinti alle frontiere 200 migranti. Non ti scuote niente, non capisci nulla. È un numero, è un dato. Allora il nostro sforzo è proprio questo, fare capire effettivamente cosa accade, e lo capisci solo quando sono le persone che ti raccontano i fatti, le storie che bruciano e che fanno male, quando tu capisci il dramma di chi ha vissuto questo, cioè partito dall'Africa, affrontato il deserto, affrontato un viaggio interminabile in mare che non sai se arrivi o se muori, cerchi di affrontare tutta l'Europa per arrivare lì e poi vieni respinto perché? Perché hanno preso le tue impronte in Italia, dove è il punto d'approdo. Sì. E quindi non puoi viaggiare, non ti puoi spostare in Europa e non hai diritto a stare, anche se magari la tua posizione ancora di richiedente asilo deve essere definita e tutto quanto. E noi proprio per questo abbiamo sposato subito la causa di Io sto con la sposa, non so se ne avete sentito parlare, è un film che ha riscosso grandissimo successo, nato dal basso con un crowdfunding di cui Mezcla ha sostenuto questa iniziativa. Il crowdfunding sta diventando ormai allora in pochissimo la possibilità mesi, per produrre loro dei film. Cercavano 50.000 euro, sono arrivati quasi a 80.000, per dire la forza, la poi forza, delle idee, certo. Quando c'è la gente risponde. È un film che è andato anche al Festival di Venezia, ha avuto riconoscimenti, e che cos'è? È proprio un documentario più che un film, dove si racconta la tragedia di chi appunto cerca di attraversare l'Europa, la fortezza Europa, per raggiungere la salvezza e ricominciare a vivere. E in questo racconto si mescolano appunto proprio le storie delle persone che ti dicono cosa hanno vissuto. C'è un racconto bello nella sua drammaticità di un ragazzo appunto di origine africana che ti racconta che lui è sopravvissuto, ma su di lui c'erano i cadaveri dei morti. Terribile. Cioè, quando senti queste non puoi dire... Non puoi restare indifferente, non puoi dire, ok, io sto al calduccio della mia casa, non mi riguarda. No, ti riguarda perché è lì, è accanto a te. Bisogna mettersi in discussione, spesso girare le spalle può essere un sollievo del momento, ma poi il rimorso credo che sia molto forte e molto pesante. Quello che possiamo fare è raccontare. Noi siamo giornalisti e quindi ci siamo voluti sporcare le mani, nel senso di dire ok, facciamo questo, raccontiamo le storie, anche perché siamo consapevoli che ancora il mondo dell'informazione è ancora, anche in base a delle indagini che ci sono state, l'ultima della Fondazione Leone Moressa, mettendo sotto esame Repubblica, Corriere della Sera e, se non erro in questo momento, Il Sole 24 Ore, in sei mesi di osservazione dei giornali, che cosa ne esce fuori? Sempre appunto l'immigrato, il clandestino, il delinquente, l'aspetto cronaca e mai il dietro le quinte della vita, insomma. E noi invece con immezgla.it abbiamo cercato appunto di cambiare questa visione e di raccontare anche le positività. Infatti ci sono anche oltre ovviamente alla cronaca, alle notizie, all'approfondimento, certo, ci sono anche dei link, diciamo, sulle donne nel Mediterraneo, dove appunto si racconta la forza di queste donne, perché appunto pensiamo che coraggio ci vuole per abbandonare tutto, la propria famiglia, i propri figli, e venire in un paese dove non conosci la lingua, dove non sai nulla, e iniziare a lavorare per
dare una speranza agli altri. C'è la tragedia delle donne rumene, no? Noi a volte scherziamo, no? C'è sì. questa come dire, etichettatura negativa sulle donne rumene, sì. però sono tante donne rumene che invece magari entrano nelle nostre famiglie come badanti e vivono la grande tragedia della solitudine e delle, si chiamano nel gergo ormai appunto giornalistico delle migrazioni, hanno i figli lì lasciati alle mamme, quindi alle nonne in queste campagne, in queste zone rurali, e si chiamano gli orfani bianchi perché sono bambini cresciuti dalle nonne o dallo zio, dalla zia, certo. E c'è tutta una letteratura ormai, perché sono ormai decenni purtroppo che sì. si affrontano le migrazioni, dove appunto questi bambini sono cresciuti da soli e quindi c'è una depressione di queste giovani generazioni. Uomini che sono appunto cresciuti senza la compagna, senza la moglie, senza avere uno scambio, cioè è un impoverimento di una società. E questo donne, comporta anche abbrutimento. E anche queste donne che sono qui da noi, che cosa soffrono? Intanto la vita da badante non è facile, no? Sei chiusa in casa con una persona anziana che non sempre magari è cosciente, e quindi lavori in questa situazione per ore. E poi non hai altro, neanche gli affetti vicini. Se non una passeggiata o qualcosa di molto penso poco. Penso che l'Italia dovrà cominciare a ragionare il suo welfare, dovrà cominciare a pensare veramente alle politiche sull'immigrazione, ma anche le politiche proprio della famiglia, perché bisogna aprire gli occhi. Ormai il fenomeno migratorio non è più un'emergenza, come si dice sempre, ogni volta è l'emergenza. No, non è più un'emergenza, è un dato reale, sono 20 anni e più che ormai l'Italia è diventato paese di immigrazione, oltre che ovviamente sappiamo benissimo che ci sono i nostri giovani che vanno via, ma lì è un altro tipo di migrazione, certo. È più culturale, partiamo da situazioni di livello sociale diverso, ecco. Però bisogna affrontarla, bisogna capire, ecco, che l'Italia sta cambiando, ci sono le seconde generazioni che ancora non hanno avuto dei riconoscimenti, pensiamo a bambini ovviamente che sono nati magari nelle Filippine o in Romania e comunque hanno sempre vissuto magari in Italia, hanno fatto tutto il percorso di studi in Italia e non sono italiani. Quindi sono contraddizioni grandi, sono problemi reali che toccano le persone, il vissuto quotidiano, e quindi poi bisogna dare risposte. Penso sempre a una cosa, al magma legislativo che c'è in Italia, no? Che di fatto non fa altro che creare ulteriori confusioni, quindi sarebbe necessario uno snellimento, però poi manca una legge vera, concreta, che affronti i problemi di cui tu hai appena parlato. Un bambino che si è formato e cresciuto in Italia resta ancora un cittadino non italiano, resta straniero. Comunque un uomo potenziale che si deve integrare. C'è una grave crisi di identità. Magari loro parlano completamente italiano, non sanno neanche proprio la lingua d'origine. Anzi, ecco, proprio l'altra volta ho incontrato una storia drammatica, no? Nel senso di una donna sempre dell'est che ha perso il marito, vivevano tutti e due qui con i bambini qui, il marito è morto e la madre dice: "Bah, che facciamo, ritorniamo nel nostro paese d'origine?" I bambini gli hanno detto: no, questo è il nostro paese, noi siamo qui, noi i nostri amici sono qui, la nostra scuola è qui, le nostre attività sono qui, dobbiamo tornare dove? Quindi, peraltro, se sono venuti qui è chiaro che non hanno lasciato niente di così gratificante o di così emotivamente coinvolgente. Assolutamente. Faccio un passo indietro, parlavi poco fa dei giovani migranti, quei bronzi di Riace che noi vediamo talvolta stremati sullo scoglio di Lampedusa o sulla spiaggia di Ventimiglia, a seconda poi di come vengano dirottati da questi sciacalli che gestiscono poi i viaggi. Però vedere la fierezza anche di quei corpi e la dignità di quegli occhi induce a pensare che si potrebbe investire sulla loro forza. L'Italia potrebbe trovare una grande risorsa in queste grandi anche giovani perché, uomini. Ecco. Anche perché, come dicevo prima, la maggior parte di quelli che arriva, sbarca nei nostri porti, sono solo di passaggio. C'è una piccola quota che decide di richiedere asilo in Italia o di appunto intraprendere un cammino di integrazione.
integrazione in Italia. Allora su quelli bisogna lavorare. Non è vero che siamo così tanti, assolutamente. E non è vero che tutti siano delinquenti. Assolutamente, certo, nei grandi numeri ci sarà, ovvio, però voglio dire, noi e siamo in Calabria, non possiamo parlare di certo. Abbiamo i nostri delinquenti e le sappiamo cos'è l'andrangheta, quindi non ci dobbiamo fare spaventare assolutamente da queste cose. Certo, ovviamente, ripeto, sappiamo benissimo quello che è successo con Mafia Capitale, ma quello è il peggio, diciamo, la situazione peggiore. È l'effetto di un sistema che è degenerato, chiaramente. È un sistema appunto che in Italia è corrotto, ma non per i migranti, perché è corrotto tutto. Allora, se appunto si mettono appunto a legiferare e a pensare a politiche reali, attive, buone, io penso che si può cambiare assolutamente. A proposito di migrazione, una domanda che è retorica, se vogliamo anche trita e ritrita, però si ripropone in maniera costante, anche in maniera antipatica, perché significa che abbiamo un po' fallito tutti, perché non siamo riusciti a superare quanto sto per dire. Il tema è molto semplice, nord-sud, questa lontananza purtroppo c'è, geografica anche, perché viaggiare, se non viaggi in aereo e ti imbarchi in un viaggio in treno o in pullman, è veramente... No, io sono reduce da un viaggio in treno a Milano 17 ore, non è umano, e non è, siamo tagliati fuori. Non è accettabile, ma al di là di questo... Io ho delle esperienze di lavoro nel centro-nord ultimamente e ho notato un'attenzione per noi, non solo uomini, per noi cittadini del sud. Non c'è questo razzismo così evidente. Talvolta però la diffidenza viene fuori, magari da un colloquio normale. Il mio interlocutore, la mia interlocutrice non è razzista, lo afferma fortemente, però poi cogli in un passaggio, magari non sei particolarmente attento in quel momento, cogli un attimo di diffidenza. Secondo te è diffidenza? Ignoranza. O parliamo di razzismo? Permettetemi di dire ignoranza. Il razzismo è ignoranza poi. Quindi che sia nei confronti di chi vive al sud o il sud ancora più estremo. Verso l'altro sud. O comunque, ecco, permettetemi di dire di chi è tra virgolette diverso, questa parola che è orribile, bruttissima, però quello che non rientra sempre nella norma, qualunque cosa sia, viene sempre guardata con diffidenza, ma quello è sempre un problema, io penso, di cultura e di conoscenza. Quello che non riesci a conoscere, che non riesci a dominare, ti fa paura, e allora poi scatta per paura di perdere un tuo privilegio, per paura di perdere un Forse tuo questo, diritto, sì. Allora diventi arrogante, diventi... Distante, diventi cattivo. Ecco, allora io penso che il valore della comunicazione quando è fatta bene, quando veramente non è una comunicazione di servizio dal politico, ma quando è una comunicazione di servizio al cittadino, allora può veramente far cambiare le idee, aprire la mente. E allora io credo molto nel valore della parola, nel valore della parola che devi portare avanti, il verbo che deve alimentare un progetto, certamente. A proposito di informazione per il politico, io dico, ci sono molte testate, tanto, ho 50 anni, non devo ormai tutelare niente, ci sono testate che farebbero prima a dire siamo uffici stampa, non siamo testate giornalistiche, non ci sarebbe niente di male tra l'altro. È un discorso che noi abbiamo fatto parecchie volte. L'ufficio stampa non è contro nessuno, ma se fossero è a favore, ufficio stampa non potrebbero prendere i contributi politici. C'è anche questo, c'è questo particolare. Quindi. Le tue migrazioni, Paolo, abbiamo parlato delle migrazioni degli altri, tu professionalmente hai avuto un percorso molto intenso, molto ricco. Abbiamo in comune la scelta di aver avuto il coraggio di dimetterci da contratti a tempo indeterminato. Tu l'hai fatto, abbiamo prima percorsi di me. Comuni, tutti e due siamo stati in Gazzetta del Sud, tutti e due abbiamo lavorato a io Calabria l'ho fatto ora. Però forse sono un'anima inquieta. Forse c'è anche un'inquietudine di fondo, però un'inquietudine positiva assolutamente. No, è comunque, sai, forse può sembrare. Non voglio offendere nessuno, scelte di vita, però ricordo benissimo che una volta andai, non so se in quell'occasione c'eri anche tu, alla celebrazione di un anniversario della Gazzetta del Sud, una mega cena, un mega pranzo, invitato tutti i dipendenti, una cosa molto
Bella, se non erro erano i 40 anni della Gazzetta. Facevi parte di una grande famiglia, avevi le tutele, eri una giornalista con un contratto. Non si sputa mai sul piatto dove si è mangiato, assolutamente. Io ho imparato tantissimo alla Gazzetta, devo tanto alla Gazzetta. Però ricordo benissimo che quando premiarono con dei riconoscimenti a dei colleghi che avevano fatto 30 anni, 40 anni di lavoro lì, io ho avuto un po'... Un brivido. Ho detto, oddio, no, 40 anni sempre in uno stesso posto vuol dire che... Non hanno mai cambiato. Non hai mai cambiato, ed è un po' come morire. Allora, io non so, non mi spaventa il cambiamento. Io penso sempre che il cambiare porta novità, porta qualcosa di positivo. Lo dico anche ai miei figli. Noi a volte abbiamo anche cambiato scuola nel corso degli anni, no? Cioè, mai un percorso dritto, poco zigzag. Mai spaventarsi di quale strada prendere. È sempre bello un incontro, può andare bene ma può andare male, ma è sempre bello tentare, avere la forza di dire io ci ho provato. Non lo so, io ho una visione del mondo positiva comunque, quindi non mi spaventa. Io sì, sono passata, la carta stampata è sempre la poesia, la passione, il profumo. Però la televisione l'hai fatta pure, l'hai fatta anche con molta, con molto desiderio, con molta voglia di fare cose importanti. Abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo lavorato con il Nazionale, abbiamo fatto servizi per il TG, assolutamente, è stato molto divertente. Quello mi ha fatto, è stata un'occasione per girare la Calabria, anche parte della Sicilia, è stato molto bello, ti confrontavi con gli inviati, bello. Veramente bello. Ho fatto anche l'esperienza di lavorare in una grande agenzia di comunicazione, quindi una comunicazione in senso più ampio, lavorare per il marketing, lavorare per le grandi campagne di Terna, della Ringo, di Edison, aziende grandi. Certamente. E ti confronti con altre cose. Mi piace cambiare. L'unica cosa che ancora non ho provato è la radio. Non è detto che non succederà. E ci sarà anche questa non è detto che non succederà. Adesso abbiamo questa avventura con l'online, con internet. Ormai i giovani sono su internet, cerchiamo appunto di fare questo cammino, questo percorso. Migrazioni come professionista, quindi abbiamo detto tante, migrazioni come donna, nel senso di esperienze che hai voluto vivere, però sempre accanto al professor Domenico che ovviamente salutiamo, non vorrei che si fraintendesse. Le migrazioni, sono 30 anni che stiamo insieme. Che state insieme. Magari avrete anche litigato qualche volta, assolutamente, più di qualche però volta. Però la solidità del rapporto si vede da questo e si vede anche da un'altra cosa, e qui abbiamo anche in comune questa esperienza, dalla scelta, dalla decisione di mettersi in gioco dando una famiglia a persone che magari hanno rischiato di non averla. Stiamo parlando sì, di un'esperienza di affido e poi di adozione. Assolutamente sì, io ho due bimbi, uno è già in adozione da anni, l'altro è in affido da un anno, ma si andrà verso l'adozione, siamo felicissimi. Quello è un cammino personale, ma è un cammino che penso che anche lì nasca dalla... Come dire, permettetemi, in questo sono presuntuosa, dall'apertura mentale. Certo, se non riesci a guardare le cose con una prospettiva diversa, ad accogliere e non avere paura delle diversità, in qualunque cosa sia. Ecco, io ho avuto una maternità diversa, però... è bello, è un cammino difficile, assolutamente. Certo, non è un percorso facile. Non è un percorso facile e questo a volte non te lo dicono, nel senso uno pensa sempre tipo, beh, avrai un bimbo piccolo, sarà una passeggiata, come vedi, per carità, anche nei genitori naturali hanno da faticare. Ci mancherebbe. Però ci sono più complicanze perché hanno comunque chi più chi meno un percorso, un vissuto di sofferenza e quindi va affrontato. Però è un'esperienza che io ho fatto, sono felice, ho rifatto e la consiglio. Ovviamente, anche perché ti arricchisce. Assolutamente. Non nel senso della tasca, ti arricchisce proprio dal punto di vista delle esperienze, perché ogni giorno è una continua scoperta. Arrivi la sera sclerato. Sì, sicuramente. Sì, è chiaro. Io con mio figlio che... sto crescendo con grande ovviamente passione e dico sempre la carriera ha un suo ruolo, ha una sua importanza, ma essere genitori forse è la cosa, anche l'amore, ne parliamo spesso, ha la sua importanza, ma essere genitori credo che sia la cosa più bella per un uomo e per una donna a maggior ragione. E quando vedo un piccolo successo che ha il bambino, dico ma forse un pizzico di merito mio c'è pure. Allora io credo che chi ha rifiutato un'esperienza di questo tipo dovrebbe pensare
al senso di gratificazione che avrebbe. Anche, sto facendo anche un ragionamento egoistico, e dire posso stare bene facendo una cosa che sia di aiuto agli altri. Forse talvolta questo passaggio viene meno. Sì. Il professor Domenico, che è un, insomma, un marito esemplare, docente universitario rigoroso, sì, però molto amato dagli studenti. Dagli studenti, perché si rigore sempre... e amore, è quasi, sì, uno stimolo, no, allora lui però è, si riesce. Rigoroso, appunto, ci tiene molto assolutamente alla sua materia, non transige gli esami, lo posso dire con certezza, non accetta raccomandazioni, assolutamente. Lui dice, io sono al servizio sempre, e credetemi, sempre, gli studenti vengono a casa, telefonano giorno, notte, certe volte addirittura mi arrabbio, dico, ma ai nostri tempi, prima di telefonare al professore, cioè non telefonavi mai, ma proprio quando eri magari sotto laurea, il sì, momento sì, avevi tesi, necessità proprio allora lì. Proprio ci pensavi, ora è un continuo, tra l'altro, Facebook, messaggini, cioè... Tutto, lui è sempre tutto è cambiato. A disposizione degli studenti, quindi dice, non avete motivo di mandarmi raccomandazioni perché lo sapete che io non accetto, voi dovete solo studiare perché lo fate per voi e non per il pezzo di carta. Ma infatti la capacità di acquisire il maggior numero possibile di notizie, di nozioni, anche se io sono contro la nozionistica, di cultura, consente poi di giocarti qualche carta in più nella vita, quindi è un rigore, sì, che oggi a 50 anni apprezzo, quando ero all'università non apprezzavo, assolutamente. Io cercavo le scorciatoie, lo ammetto. Paola, un'ultimissima domanda, perché il nostro amico collega Lello ci dice che sta finendo il tempo, la prospettiva futura di questa Calabria, torniamo un po' alla geopolitica, dal punto di osservazione di Mezzegla e anche dal tuo punto di vista. Io penso che comunque ci siano le potenzialità, lo diciamo da tempo, anche appunto restando nel settore delle migrazioni abbiamo dimostrato con Riace, con tanti paesi virtuosi, che c'è la possibilità di creare un altro sistema, di creare una Calabria solidale, di creare una Calabria vera. Manca ancora quel tanto per eliminare le sporcizie che ci sono in politica e per pensare a ritornare a una politica vera, al servizio della gente e non al servizio della tasca. Purtroppo abbiamo visto quello che è successo anche ultimamente alla regione, per carità, ancora bisogna arrivare, siamo nella fase iniziale, lo sappiamo, però diciamo che non lascia una buona sensazione nei cittadini, questi fatti allontanano, non ci dovrebbe essere il minimo sospetto. Grazie a Paola Suraci, grazie che ha felicemente inaugurato questo nuovo ciclo di trasmissioni, Migrazioni, questa è stata la prima puntata, e con Paola non ho parlato anche di un'altra cosa, di cui lei ha parlato tranquillamente, ma è stata un'esperienza un po' difficile di salute che hai superato brillantemente. Quindi... Ah, lingua no, lo possiamo parlare tranquillamente, abbiamo no, 5 sì, minuti. Ho avuto, come capita a molti, un problema di salute, ho avuto un cancro, un linfoma non Hodgkin, proprio a luglio scorso ho scoperto questa terribile malattia in un momento molto particolare, perché era morto mio papà da pochissimi giorni, quindi è stato un momento di grande difficoltà. Però devo essere sincera, anche in quel momento... Non lo so, sono forse pazza, però no. Ho trovato grande forza e grande coraggio dal pensare e guardare agli altri, non a me. Ho detto, beh, in fondo è una malattia, le cure ci sono, posso farcela. Pensiamo a quello che capita, ora appunto, tornando al mio lavoro, ai tanti migranti con quale coraggio affrontano questo viaggio e muoiono in mare, bambini, cioè... Le tragedie sono tante, no? Allora non abbattiamoci, la vita è bella e va goduta fino all'ultimo. Ce l'abbiamo fatta, sono guarita al momento, diciamo, poi sappiamo ci sono 5 anni col punto interrogativo, però devo dire grazie anche alle eccellenze che abbiamo a Reggio. C'è un reparto di ematologia, la dottoressa Caterina Stilitano, che è un valore non solo professionale ma anche a livello umano. Tant'è che lei poi mi ha voluto in un'avventura che ha intrapreso, sempre per questo appunto, contaminare il territorio, certo. Ed è nata l'Infovita, un'associazione proprio per i pazienti, e sono appunto con lei nel direttivo. Io penso, ecco, che non bisogna abbattersi, bisogna guardare le cose positive sempre, anche di questa Calabria che è un po' malata, guardiamo il positivo. Aggiungere altro significherebbe rovinare questa bella chiusura. Ci rivediamo tra 7 giorni con Migrazioni, grazie per essere stati con noi, grazie Paola. Grazie.
we can find.